Grazie a subacqueo.it di darci la possibilità di spiegare un progetto che ci piace molto. Nell'ambito di quello che stiamo facendo per rendere l'immersione più sicura e non ghettizzare le persone che fino ad ora erano state tenute fuori per problemi di inidoneità e così via, abbiamo per la prima volta al mondo potuto controllare la glicemia di subacquei con diabete durante la loro immersione, rendendogli così possibile godere l'immersione senza la costante preoccupazione di dove stava andando il loro glucosio e se i sintomini che potevano sentire in un momento o l'altro dell'immersione fossero o no legati alla cosa che un subacqueo con diabete teme di più, e cioè l'attacco ipoglicemico sott'acqua. Adesso siamo in grado di dare sullo schermo, sul display di un computer di immersione, il valore della glicemia in tempo reale a questi nostri amici subacquei. E quello che loro dicono è: che meraviglia, che sollievo, finalmente sappiamo che cosa sta succedendo, come quando siamo fuori dall'acqua, finalmente possiamo goderci l'immersione come mai avevamo fatto prima. Per noi questa è una grandissima soddisfazione. È anche una prima mondiale perché non era mai stato fatto al mondo in questo modo, in tempo reale, con visualizzazione sul display del dato della glicemia, e quindi è un doppio motivo d'orgoglio. Abbiamo aiutato i subacquei e abbiamo fatto il nostro lavoro di ricercatori per la medicina subacquea e la sicurezza.